Cari amici, ben trovati con una nuova puntata di Onda Calabra. Un saluto da Luigi Grandinetti. Cosa vedrete in questa ora che naturalmente trascorreremo insieme? Inizieremo da San Marco Argentano. Siamo in provincia di Cosenza per raccontarvi il Millennium Normannum, con all'interno anche una giostra di cavalli, un palio che non dovete assolutamente perdere. Nella parte centrale ci sposteremo a Santa Severina. Siamo in provincia di Crotone per parlarvi del castello di Santa Severina. E poi, nella parte finale, concluderemo proprio qui da Tropea per la Notte della Rossa, una grande iniziativa per ricordare, se ce ne fosse ancora bisogno, la grande eccellenza della cipolla, che qui naturalmente è assolutamente di casa. Questa è Onda Calabra. Non facciamoci rubare il cuore troppo dall'atmosfera medievale, dall'atmosfera, ecco, datata ormai, perché esistono ancora, per fortuna, le istituzioni democratiche. Ecco perché a fianco a me ho il sindaco di San Marco Argentano, che si chiama Virginia Mariotti. Sindaco, lei ci deve dare un consuntivo di questa manifestazione che si è svolta come una due giorni e che ha regalato questa atmosfera di impero normanno anche ai nostri giorni. Sì, certo, sono stati due giorni molto intensi in cui, oltre al momento bello della rievocazione di un avvenimento importante che per noi è stato molto significativo in questo anno, e mi riferisco all'anniversario, 950 anni dalla dedicazione dell'Abbazia di Santa Maria della Matina, che abbiamo celebrato il 31 marzo con un annullo filatelico e con un importante convegno di studio, con l'impegno poi che durante l'estate avremmo ripreso questo tema e lo avremmo portato anche nelle piazze affinché la cultura davvero fosse accessibile a tutti, anche ai più giovani. Anche in maniera coinvolgente, come le danze. Con lo spettacolo di sbandieratori, con i suonatori di tamburello. Abbiamo visto per le strade di San Marco gli antichi mestieri, questo bellissimo corteo, no? Bello, è un corteo interessante, composto da diverse decine di figuranti che hanno sfilato per queste vie, dando a questa città un'atmosfera suggestiva e davvero bellissima. Ricordare di questa iniziativa e poi il grande spirito di aggregazione che ha unito i giovani di tutto il territorio. San Marco, ecco, è composto da un centro storico e da quattro grandi frazioni. Allora, ho visto che il palio aveva in rappresentanza sei contrade, sì, no? Sì. Il sindaco era imparziale? Il sindaco era imparziale, anche perché nella contrada in cui abito io non c'era un coinvolgimento diretto, per cui diciamo mi potevo sentire vicina alla Matina, ma anche a tutti gli altri quartieri, come è giusto che alla debba fine, essere. Alla fine sapete cos'è? Vince sempre il migliore. Voglio ringraziare però tutte le persone che hanno lavorato da mesi per la buona riuscita di questo evento, che si
come dire, introduce, si fa parte integrante ed è uno degli eventi di punta dell'estate sammarchese, dell'agosto sammarchese, che l'amministrazione comunale organizza insieme alla Proloco per questa iniziativa, anche con il contributo fattivo, fondamentale e determinante del Centro Studi dell'Arte sul periodo normanno-svevo, presieduto dal maestro scultore e medagliista Edoardo Bruno, che è l'autore dei testi della rievocazione storica a cui avete assistito ieri, che è l'autore della ricerca storica che ha, come dire, reso anche un po' romanzato il nostro passato, facendoci, ecco, rivivere quasi lo spirito di queste antiche e nobili contrade che sono il nostro orgoglio. E quindi, ecco, ringrazio lui, ringrazio tutti quanti si sono spesi per questo evento e lo hanno fatto davvero con il cuore, puntando molto su un'iniziativa, ecco, quella del palio, che da anni non si ripeteva. Io sono convinta più che mai stasera, anche per l'afflusso importante di pubblico che c'è stato alla manifestazione, che questo è un evento su cui dobbiamo puntare e che si deve ripetere. Grazie. Com'è stato possibile che proprio qui a San Marco Argentano, dopo 950 anni, si sia riusciti a rievocare la storia? Beh, questo è frutto della passione dei sammarchesi, ma prima di tutto di Edoardo Bruno, che è lo scultore che abbiamo qui di fronte alle nostre telecamere e che ci spiegherà come lascia la bella Firenze per venire ogni anno qui fare i propri studi, dedicarsi a quello che è il Centro Studi Normanno Svevo, per ricostruire la storia e regalare manifestazioni del genere ai propri concittadini. Sì, addirittura il 31 marzo abbiamo già fatto una rievocazione con i licei qui di San Marco Argentano, con la preside La Veltri, abbiamo fatto questo lavoro. Io sono partito da Firenze e abbiamo chiamato grandi studiosi, abbiamo chiamato la Falkenhaus, che è venuta a parlarci di questo, l'Università di Cosenza e l'Università di Firenze con Cherubini, cioè abbiamo fatto questo lavoro di preparazione. Da lì poi a sua volta io ho questi testi, li ho rielaborati e ho fatto la drammatizzazione. Addirittura mi spiegava il nostro scultore che ha dovuto anche ritrovare quelli che erano gli stemmi delle contrade, quelli che abbiamo visto, altrimenti come sarebbe stato possibile realizzarsi integralmente una manifestazione di questo tipo, no? Quindi significa che oltre alla passione ci deve essere tanto studio serio e lì. Ma poi ci abbiamo lavorato anni, sono cose, e comunque intendiamo continuare. Ora, siccome qui c'è stato anche Urbano II, successivamente faremo la partenza della prima crociata. Ma adesso spieghiamo cosa successe 950 anni fa. 950 anni fa, Roberti Guiscardo, dopo la battaglia di Cividate, dove vinse e addirittura prese prigioniero persino il Papa, va bene, che volevano distruggere Roberti Guiscardo e i maledetti normanni, dopo l'accordo con Niccolò II del 59, si arriva a questa, diciamo, a questo accordo particolare. Roberti Guiscardo avrebbe latinizzato la Calabria e tutti i territori da conquistare, e la Chiesa l'avrebbe riconosciuto come duca di Calabria, di Puglia e della Sicilia ancora da conquistare.
L'abbazia della mattina, per quanto può sembrare strano, è estremamente importante perché il primo tassello è la prima abbazia benedettina. Noi abbiamo parlato tantissimo con Onda Calabra della latinizzazione della Calabria. Questa è la ecco, prima. Siamo arrivati proprio al principio. Nel 1065, tra l'altro, il terreno apparteneva a Malvito, quindi è stato, diciamo, con 30 schifati d'oro, è stato pagato il vescovo di Malvito, preso il territorio e finalmente è nata l'abbazia di Santa Maria della Mattina. Questo dura fin quando dura la potenza normanna, poi c'è una decadenza, nel 1222 entrano i cistercensi e quello che c'è ora è in parte per l'appunto benedettina e in parte cistercense. L'aula capitolare è una delle più belle d'Europa, ve lo posso assicurare perché io ho girato tutte le abbazie d'Europa proprio per lavorarci su questo colchetto. Onda Calabra è ben contenta di vedere che una manifestazione è stata valorizzata ed è stata ripresa dopo anni in cui era caduta nel dimenticatoio un po'. A raccontarci della intera usanza e com'era un tempo e com'è stata oggi sarà direttamente l'assessore allo spettacolo, Angela Petrasso. Ti abbiamo visto in prima linea molto impegnata nell'organizzazione e nel coordinamento delle varie attività. Inizialmente com'era la manifestazione? Come si svolgeva? Allora, la manifestazione, buonasera a tutti, non si svolgeva da un po' di tempo, erano circa 10 anni che a San Marco si era un po' persa questa tradizione. San Marco ha una cultura di origine normanna e questa nostra cultura è stata valorizzata grazie a delle sarte locali che hanno dato vita ad un corteo storico di circa 60 figuranti che ogni anno inscenavano, facevano dei live in history e poi insomma si proseguiva con il palio dei rioni storici di San Marco. Più o meno la manifestazione era uguale, l'unica cosa che è cambiato quest'anno è stata proprio la rievocazione. Quest'anno a San Marco ricorrono i 950 anni dalla dedicazione dell'Abbazia della Mattina, per cui abbiamo pensato e scelto di voler rappresentare proprio il momento della dedicazione dell'Abbazia della Mattina, inscenando proprio il momento reale, perché sono stati ritrovati dei testi e quindi la rievocazione che è stata scenata qui oggi è stata reduce insomma proprio dai testi originali che siamo riusciti a rinvenire. Ho notato che il pubblico era molto attento, veramente partecipe e chiedo a te che sei l'assessore al turismo oltre che allo spettacolo di dirmi un po' come sta andando la stagione. La stagione a San Marco sta andando bene. Questo è uno degli eventi di punta. Esatto, questo è uno degli eventi di punta, ma non è stato il solo, ce ne sono stati altri. Noi siamo partiti da fine luglio, metà luglio, con una serie di manifestazioni. Abbiamo puntato su alcune in particolar modo e altre ce ne saranno ancora. San Marco è una città che vive in qualche modo come quasi tutti i paesi dell'entroterra, insomma, della Calabria, vive il fenomeno del turismo
turismo di ritorno cosiddetto, cioè molte persone ritornano d'estate nel loro paese perché sono appunto emigrate in altre città per motivi lavorativi. Questo fenomeno si è un po' ridotto negli ultimi anni a causa della crisi, però ecco, cerchiamo di incoraggiare i sanmarchesi che sono fuori in giro un po' per il mondo a ritornare proprio in occasione dell'estate, invitandoli con manifestazioni che in qualche modo ricordano proprio le nostre origini e le nostre tradizioni. E se volessimo invece incuriosire i nostri telespettatori, invitandoli a visitare questo borgo normanno, cosa potremmo dire? Possiamo dire che noi abbiamo delle guide turistiche molto brave e con loro abbiamo dato vita a tre tipi di percorso, perché San Marco è una città che ha veramente tanto da offrire, per cui abbiamo tre percorsi turistici, uno enogastronomico che insomma è un po' quello più particolare, perché fa visitare oltre ai monumenti, alle cose insomma culturali del paese, un'immersione anche nell'enogastronomia locale. Millennium Normannorum è il titolo della manifestazione che stiamo seguendo a San Marco Argentano. Ma ci serve il parere adesso del direttore artistico, Lara Posterivo. L'abbiamo beccata al volo perché è super impegnata, però dobbiamo chiederle com'è andata, ci sono i primi pareri che arrivano, non lo so, e poi che cosa veramente bisogna coordinare in una o due giorni, che credo sia impegnativa. Sì, abbastanza, perché comunque abbiamo cercato di mettere più manifestazioni insieme, quasi creare una notte normanna. La gente è intervenuta, è arrivata dai paesi anche limitrofi, hanno partecipato attivamente a tutte le manifestazioni, perché sono stati due giorni ricchi di eventi, a partire dal palio normanno appena finito, ieri con la rievocazione e la dedicazione dell'Abbazia della Matina, e il corteo che è partito, e balli, insomma è stato un full immersion in queste giornate. Immagino che siate una bella squadra, sì, però. Sì, ecco. Sì. Siamo una squadra, un bel gruppo, un gruppo scelto proprio dall'assessore, ragazzi che comunque ci conosciamo, che siamo cresciuti anche insieme, quindi ci conosciamo anche a livello di idee. Anche alla guida, al nostro capo, siamo riusciti ad ottenere un bellissimo risultato. Non siamo stati fermati in quelle che erano le nostre idee, quindi abbiamo potuto portare avanti i nostri progetti, i nostri obiettivi, e la cosa più bella è che abbiamo proprio cercato di raggiungere, il nostro scopo era raggiungere un unico obiettivo. Thank you.
raccontarvi la storia di questo imponente monumento. Mi riferisco al castello di Santa Severina, indicato con il nome Castello Carafa. In realtà questo nome si riferisce alla famiglia di feudatari che lo innovò in epoca più moderna. Questo monumento però racconta una storia millenaria che andremo a scoprire attraverso le parole dei ragazzi della cooperativa Aristippo. Quindi entriamo ed incontriamoli. Portavoce della cooperativa Aristippo sarà la nostra Raffaella Rizza. Raffaella, iniziamo innanzitutto a spiegare il nome della cooperativa, giusto per dare un cenno. Certo. Ecco. Allora, la cooperativa si chiama Aristippo proprio in onore di un grande letterato del XII secolo che ebbe proprio i natali qui a Santa Severina. Ma spieghiamo che ci troviamo all'interno del castello. È veramente molto suggestivo il posto, anche perché conservato in maniera eccelsa. In questo momento ci troviamo nell'area bizantina. Perché dico questo? Perché in base alla struttura del castello noi riusciamo a ricostruire la storia, certo, di questo castello. E proprio iniziando dal castrum bizantino potremmo iniziare a parlare del luogo in cui ci troviamo in questo momento, ossia le catacombe. Sì. Allora, diciamo che il primo impianto del castello appunto è bizantino, quindi parliamo di 700-800 prima dell'anno 1000. I bizantini appunto arrivano a Santa Severina, si organizzano in castrum e quindi queste due strutture che stiamo vedendo, insomma, sono le uniche due strutture bizantine tornate alla luce durante i lavori di restauro avvenuti qui al castello tra il 91 e il 97. Quindi la necropoli da quella parte e appunto la chiesetta da quest'altra parte. Benissimo, tornando a parlare della storia, abbiamo anticipato proprio questo concetto, ossia che nella parte più moderna della storia noi vediamo la casata di feudatari, in sostanza, certo, che danno il nome ultimo al castello. Sì. Ma il castello, in base alla tecnica difensiva del momento in cui nasce, presenta una certa struttura. Quindi abbiamo detto castrum bizantino, poi parte Normanna nell'undicesimo secolo. I Normanni arrivano qui a Santa Severina guidati da Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, distruggono l'originario castrum per costruirvi appunto una nuova fortezza. Una nuova fortezza, dunque, diciamo sempre il concetto fortezza, sì, spieghiamolo. Sì, era perché possibile... il castello nasce proprio come fortezza militare. Era possibile difendersi anche essendo in pochi uomini, perché la struttura riusciva a proteggerli. Era possibile difendersi attraverso l'utilizzo della struttura stessa, quindi una struttura possente. Certo. Poi, epoca normanna, si passa poi... L'epoca sveva, subito dopo all'epoca angioina e poi all'epoca aragonese. Il castello poi venne infeudato per la prima volta, sempre sotto epoca aragonese, dalla famiglia Carafa, che la domina per tutto il 1500, fino al 1599 per la precisione. E come dicevamo, epoca bizantina, bastava difendersi dai cavalli, poi dalle lance, poi da cannoni. Ecco, certo, perché ci sono delle mura spesse, certo, praticamente non so, certo, quanti le metri. Le mura raccontano la storia stessa appunto di Santa Severina e nello specifico del suo castello. Quindi fossato nasce in epoca moderna. Sì. E anche la struttura, quindi i bastioni laterali. I bastioni, sì, diciamo che i bastioni nascono con la funzione di difendere il castello nel periodo in cui vengono perfezionate le armi da fuoco. Quindi queste bastioni che avevano proprio una funzione difensiva. Quindi per conoscere veramente la fortezza è necessario osservarla dall'esterno. Quindi ci spostiamo nel lato sud di questo bellissimo castello. Effettivamente, Raffaella, passeggiando all'esterno del castello è possibile apprezzarne la bellezza architettonica. E proprio su questo argomento mi vorrei soffermare, perché come dicevamo ogni epoca modifica la struttura del castello. Addirittura c'è un punto particolare nel quale è possibile vedere la sovrapposizione di mura. Sì, quello che noi in pratica chiamiamo muro della memoria, che si trova proprio all'ingresso del castello,
e davanti al quale sono visibili le varie strutture, le varie fortificazioni che si sono avvicendate nel corso dei secoli, quindi partendo dall'originario castrum bizantino per arrivare poi a quello, alla stratificazione normanna, al cosiddetto merlo a casetta svevo, fino ad arrivare poi a quello appunto aragonese. Quindi la merlatura, quella che ci piace disegnare da bambini. Certo. Oh, che meraviglia! Abbiamo raccontato, ecco, così dando i nomi tecnici e poi attraverso le immagini, quella che è la storia, certo, di questo meraviglioso posto. Oggi è riutilizzato anche per ospitare delle mostre. Voi della cooperativa ve ne occupate. Sì. Tant'è che c'è qualcosa che mi ha incuriosito e vorrei mostrare ai telespettatori. Entriamo in una sala un po' macabra. Effettivamente con questo arnese in mano mi sento un po' un cavaliere. No, in realtà lo tengo sempre in borsetta, l'ho portato da Malta e è questa la funzione. No, siamo ancora ad Onda Calabro, ci troviamo ancora all'interno del castello e questo è un esempio di riproduzione di arnesi utilizzati in tempo di torture, mi riferisco all'epoca medievale. Sì. Quindi vi siete inventati una mostra veramente molto carina, suggestiva, ecco, un po' macabra, un po' sinistra, ecco. Sì, è una mostra su oggetti di tortura medievale, ovviamente sono riproduzioni e quindi, insomma, c'è un bel po' sì, da vedere. Sì, elenchiamo per esempio due gogne, sì, una per i piedi, una per le mani e per la testa. Sì, abbiamo la culla della strega, la chiesa inquisitoria. La culla della strega, pensate un po', mettevano la gente in un sacco, facevano sì, roteare il sacco sì, fino a quando fino a creare non si perdevano i sensi. Sì, esatto, anche per giorni interi. Cose simpatiche veramente da mostrare naturalmente attraverso le nostre telecamere perché lo si sa il gusto del ecco, noir di questi certo, argomenti si rifà ad epoche medievali dove i castelli erano ecco, sicuramente il centro di tutta la storia. Ma in questo momento siamo circondati da arnesi di tortura, c'è qualcuno che si può provare effettivamente? Sì, bisogna trovare qualche volontario. Io avrei in mente Luigi, ma in questo momento no, e si rifiuta categoricamente, quindi ma direi di avvicinarci magari a qualche oggetto, di sollevare di nuovo la spada, riporla nel suo giusto loco e magari provare qualcos'altro, proprio perché il gusto del macabro non finisce qui. È la data che riusciamo a leggere direttamente con i nostri occhi sull'affresco del Giordano. Andiamo a spiegare la storia moderna del castello, perché subito dopo i Carafa arriva chi? Prima i Ruffo e poi? Prima i Ruffo, poi la famiglia Sculco di Crotone e infine il castello diviene proprietà della famiglia Grutter, che fu tra l'altro l'ultima famiglia ad abitare qui a Santa Severina. La famiglia tedesca che si fa dipingere sì, come sull'Olimpo. Sì, ecco, gli dei sull'Olimpo, appunto in questo dipinto del Giordano. Grutter, che rimasero a Santa Severina fino al 1806, che è l'anno in cui poi Napoleone abolì la feudalità, quindi poi i Grutter dovettero andar via.
Oltre al momento autocelebrativo che riusciamo a cogliere proprio dalla famiglia tedesca, sì, che viene dipinta come famiglia divina, certo, vediamo alle spalle del tempo disegnata la leggenda in maniera allegorica di Santa Severina. Sì, praticamente c'è la storia di Santa Severina che viene dipinta sulle spalle del tempo, proprio in questa allegoria che Francesco Giordano dipinge sulla volta appunto di questa sala. Questa è solamente una delle sale del castello, certo, accessibili al pubblico sono una decina di sale, quindi pensate un po' quanto potrete vedere arrivando direttamente qui. Ricordiamolo, è un castello eccezionale che si mantiene in tutta la sua bellezza, quindi è giusto che voi veniate a visitarlo di persona, ne vale la pena, ve lo assicuro. E poi, giusto perché capitano sempre a me le storie di fantasmi, avete anche diciamo un personaggio, sì, che non è in carne ed ossa, no, ma impone la sua presenza. Sì. Di chi sto parlando? È donna Cecilia Carrara, che è appunto il fantasma di colei che si dice abbia acquistato il castello sul finire del 1600 per poi donarlo alla famiglia Grutter. Quindi c'è questa leggenda su questa donna che si dice sia talmente rimasta legata a questi luoghi che ancora oggi il suo fantasma appunto si aleggia, all'interno del castello. Non manca veramente nulla a questo meraviglioso monumento, il più importante di Santa Severina. Cos'altro è possibile vedere oltre alle mostre che organizzate? Allora, oltre alle varie mostre, appunto, ci sono altre sale, come tu stessa hai ricordato, all'interno del castello, tutte belle da vedere, ognuna con dei particolari interessanti appunto da visitare, e poi altri, c'è ad esempio il Museo delle Armature con il castello in miniatura, i vari bastioni su cui insomma dai quali si gode un ottimo paesaggio. Insomma. E poi fare le foto sul ponte levatoio, quando vi può ricapitare più, oramai è cementato, certo, non è più il levatoio, però ancora è possibile vedere il fossato. Tra, certo, l'altro mi spiegavano che proprio la famiglia di feudatari che fece il fossato anche per recuperare il materiale per edificare poi i bastioni. Certo. Sì. Quindi tutta la storia si racconta attraverso queste stesse mura. Queste mura, sì, che raccontano un po' tutta la storia di Santa Severina. E poi delle guide davvero preparate potranno accogliervi e farvi innamorare, come è successo a me, di questa storia meravigliosa, di questo castello fantastico. In questo girare meraviglioso poi di Tropea, con questo odore di cipolla che ti accompagna da quando siamo arrivati, incontro il direttore del Consorzio per la tutela della cipolla rossa di Tropea, Simone Saturnino. Ammazzami, è una cosa lunghissima, Simone. È lunghissima perché in pratica è un prodotto particolare, quindi abbiamo dovuto far fede, prestare, rispettare tutte quelle che le sono le imposizioni comunitarie. Quindi la denominazione è cipolla rossa di Tropea Calabria e indicazione geografica protetta. Senti, ma bisogna veramente attrezzarsi seriamente e professionalmente per difendere questo prodotto? Assolutamente sì, in pratica è un prodotto molto ricercato al mondo, le quantità sono 200.000 quintali. Diciamo che nel 2008 erano appena 18.000 quintali, adesso siamo arrivati a 200.000 con il marchio di indicazione geografica protetta, un prodotto tutto certificato,
un prodotto che oggi il nostro consorzio di tutela si trova al primo posto a livello nazionale per i prodotti ortofrutticoli a marchio maggiormente certificata, indicazione geografica protetta. È un prodotto molto ricercato, quindi proprio per questo motivo necessita un consorzio di tutela affinché vengano meno le contraffazioni. Noi frequentiamo il mondo dell'enogastronomia, dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio, ma io mi domando, ma questa cipolla rossa di Tropea, se la mettono in bocca a tutti, trovi questi venditori ambulanti per strada, tutti vendono la cipolla rossa, ma cioè non si può immaginare, appunto, come dicevi tu prima, che ci sia un quantitativo così esagerato, vero? Ma in effetti il motivo del marchio indicazione geografica per tutelarla, è proprio proteggere per, e tutelare per far sì che il consumatore obiettivamente possa avere un metodo veloce e specifico per capire in pratica se quel prodotto dolce, croccante, rosso che sta cercando, quindi se è proprio lei. Quindi noi invitiamo a controllare sempre il marchio di indicazione geografica protetta, che guarda caso è il santuario benedettino di Santa Maria dell'Isola di Tropea, dove ci troviamo stasera a festeggiare. E quindi non si scherza. E io mi domando, le caratteristiche della cipolla rossa di Tropea le ricordavi pure tu, no? Anche al taglio non ti fa lacrimare gli occhi, è sicuramente un prodotto molto molto dolce. Quali sono le altre a gusto, così per non rimanere, diciamo, abbindolati da qualche venditore azzardato? Rispetto alle altre cipolle, nello specifico rispetto alle altre rosse, è un prodotto molto dolce e croccante. Queste peculiarità derivano in pratica ad una particolare ricchezza in antocianine, sì, che sono dei composti solforate che gli danno questo colore. Sono dei composti che fanno molto bene, certo. Hanno un'azione antiossidante, quindi preservano dall'invecchiamento. Nel contempo è molto carnosa. A differenza di tutte le altre cipolle, nessuna di queste ha la carnosità e la croccantezza della cipolla rossa di Tropea. Questo perché? Perché ha un gradiente idrico elevatissimo, quindi significa che ricca in sali minerali, è ricca in acqua, quindi significa che anche ha un fattore dietetico. Certo. Quindi noi invitiamo a consumare tutti quanti questo prodotto, anche perché è un qualcosa che fa bene, ti fa dimagrire. Certo. E quindi diciamo che ci sono tutte le motivazioni affinché sia gradito al consumatore. Abbiamo parlato delle caratteristiche proprio fisiche anche al gusto, e da un punto di vista invece diciamo strutturale, deve essere una cipolla tonda, una cipolla allungata, o ce ne sono di diverse categorie? Allora, in pratica ci sono tre tipologie di prodotto. Un prodotto precoce, primaticcio, che lo troviamo nel periodo di marzo-aprile, che è piattito, è più piatto. Poi un prodotto che lo troviamo nel periodo di maggio-giugno, che è più allungato, o mezza campana, lo chiamiamo anche mezza campana, e poi prodotto allungato che lo troviamo nel periodo di luglio. Quindi le tipologie di prodotti sono tre. Prodotto che poi noi lo possiamo trovare allo stato fresco e quindi con il gambo, il caratteristico certo, cipollotto, certo. Oppure allo stato secco, come lo stiamo presentando qui stasera, cioè la cipolla in pratica intrecciata, la cipolla, sì, da serbo, che la si può trovare nel periodo che va da marzo, da aprile-maggio fino a settembre, fine settembre, agosto-settembre. Senti direttore, cosa bisogna, visto che tu ci sei dentro, insomma, voglio dire, e cosa bisogna ancora fare per proteggere quindi il marchio, ma anche un prodotto così importante come la cipolla rossa di Tropea? Allora, il marchio è già importante, c'è il marchio di indicazione geografica protetta. Dobbiamo, come consorzio, fare quello che stiamo facendo, cioè opere di sensibilizzazione. Divulgazione, comunicare in pratica al consumatore che cipolla rossa di Tropea Calabria solo se porta il marchio di indicazione geografica protetta. E questo lo stiamo facendo, certo. Come dicevo prima, in concomitanza di Expo, e quindi che Expo all'insegna del food. Beh, del grande food, certo, del buon food, della dieta mediterranea, noi stiamo cercando, certo, in pratica di promuoverla, di far capire che la dieta mediterranea è quel modo di cibarsi
anzi buono, ma che fa anche bene. E quindi noi siamo partiti con comitanza di Expo con tutte queste iniziative itineranti, che non è la prima e non sarà neanche l'ultima, sia in Calabria che a Milano, per far conoscere a quanto più gente possibile, far trasmettere questo slogan: fare attenzione al marchio se volete quel prodotto dolce e croccante che è la nostra cipolla. Potevamo non parlare con lo chef della serata, pluridecorato, ma stiamo assolutamente scherzando. Giuseppe Romano, oltre che un grande chef, è un grande amico di Onda Calabra. E caro Giuseppe, appena tornato da Expo, questo grande avvenimento mondiale che insomma sta naturalmente raccontando come il pianeta si può alimentare anche con la cipolla rossa di Tropea, sì, caro Giuseppe. Sì, è vero, è stato organizzato questo evento in concomitanza dell'Expo di Milano, dove io sono stato presente rappresentando la Calabria come associazione professionale cuochi italiani, e ne sono lusingato di questo grazie a chi mi ha dato modo di rappresentare la Calabria, grazie a tutto il pubblico che mi ha sostenuto, e sono qui stasera. Sì, ho presentato alcuni piatti nel mio cooking show con l'ingrediente fondamentale che è quello della cipolla rossa di Tropea. Cipolla rossa, ci sono quelli che dicono no, non la sopporto, non riesco a digerirla, no, io preferisco un altro prodotto alla cipolla, ma insomma, cosa vogliamo rispondergli, no, ragazzi? La cipolla rossa di Tropea è un prodotto d'élite, un prodotto che diciamo che ci soddisfa in tutte le pietanze, in tutti i piatti, perché comunque è un prodotto che è di alta digeribilità, c'è un quoziente alto di acqua, un quoziente alto di zuccheri che cioè, se utilizzati bene si possono assemblare bene nei nostri piatti, la nostra cucina calabrese, la cucina nazionale, che è quella che comunque dobbiamo sempre valorizzare. Senti Giuseppe, tu sei uno chef di provate qualità, insomma sei voglio dire sul mercato veramente da tanto tempo. Sì. La cipolla è un elemento che si può utilizzare in tantissimi piatti e in tantissimi modi, cioè, oltre il solito soffritto per fare il sugo, ma in effetti la cipolla, per molti che magari non lo sanno, è un prodotto invece che si può inserire davvero in tantissime pietanze. Guarda, io direi che la cipolla è la regina della cucina. Vero? Sì, perché la cipolla è un ingrediente fondamentale nella cucina, e specialmente nella dieta mediterranea. Io penso che la cipolla ci dà il privilegio di dare un gusto, un sapore, e dare alle nostre pietanze, diciamo che per i nostri commensali, che soddisfi il palato, perché è veramente un prodotto che se viene utilizzato nella giusta quantità, nei giusti modi, è un prodotto comunque d'eccellenza della nostra cucina. Senti, tu questa sera cosa hai preparato? Cioè, tra tutte le cose che hai preparato, il piatto che secondo me ti rappresenta di più?
Il piatto che mi ha rappresentato di più penso che sia stata la stroncatura, perché praticamente tosto come piatto anche perché è un piatto della tradizione, e siccome che la mia cucina è molto tradizionale, una cucina molto, è la vera cucina, certo. Perché è inutile che ci prendiamo in giro con le cucine sofisticate, con le cucine, la cucina tradizionale è la nostra cucina, è quella che comunque ci rappresenta, è un punto fermo, la cucina tradizionale è un punto fermo, e lui naturalmente vi aspetta, certo. All'Olympus di Vibo Pizzo, sì. Pizzo Marina, diciamo, no? Sì, praticamente ci troviamo tra Pizzo Marina e Vibo Marina, ecco, sulla strada provinciale, che praticamente siamo sul mare. Se volete assaggiare la cucina vera, insomma, sì, Giuseppe vera. Romano vi aspetta con tutto il suo gruppo di lavoro. E con tutti i nostri ingredienti, che sono ingredienti della tradizione. Potevamo non intercettare in questo mare meraviglioso di turisti, di gente che naturalmente è accorsa a sentir parlare della cipolla rossa di Tropea e anche ad assaggiarla, ci mancherebbe, potevamo non parlare con il sindaco di Tropea. Sindaco, ben arrivato in casa sua. Ben arrivati a voi, buonasera. Allora, lei insomma, rappresenta naturalmente una città meravigliosa, soprattutto nel periodo estivo, insomma, piena di turisti, un turismo sempre molto presente, sempre molto attivo e sempre molto attento alla gastronomia del posto. Lei, mi domando, che rapporto ha con la cipolla? Eh beh, è un ottimo rapporto, è un ortaggio, diciamo, povero, ma che ci dà grande visibilità, perché con la costituzione del consorzio della IGP Cipolla Rossa di Tropea noi siamo con la nostra cipolla su tutti i mercati del mondo e in particolare nei mercati del nord Europa, quindi un ortaggio che ci consente di essere presenti all'estero e che poi è un ortaggio, diciamo, buono, che ha delle capacità organolettiche ottime, ci sono glucidi, ci sono sostanze che agiscono anche sull'apparato cardiovascolare, quindi per la prevenzione delle cardiopatie, dell'infarto, è un ottimo sedativo la cipolla. Vero. Visto che lei è particolarmente informato, e mi sembra anche giusto, voglio dire, quando si parla di cipolla rossa di Tropea, il suo piatto preferito con la cipolla? Allora, guardi, il mio piatto preferito è stato presentato recentemente e sicuramente all'Expo a Milano. Ah, ecco. È un piatto povero. Un piatto povero, ma gustoso, ma maestoso nella sua semplicità. Ed è un piatto che è fatto di polipo. Che si pesca qui vicino, a un paese qui vicino a Ioppolo, un piatto del mare, insomma. Piatto del mare con la cipolla rossa di Tropea. Soffritto. Il tutto soffritto, ed è un piatto che viene proposto dalla dieta mediterranea. Hai capito. Quindi abbiamo lanciato questo piatto che sta avendo un enorme successo.
Ma parliamo invece di Tropea e del suo turismo. Io, noi naturalmente con Onda Calabria ci ritorniamo tutti gli anni e fortunatamente riusciamo a vedere ad avere un turismo sempre molto attento, sempre molto presente e sempre molto variegato, insomma. Sì, un turismo molto variegato e qualificato. Noi stiamo cercando di attivare qui nella nostra città tutti i vari segmenti del turismo, cioè non solo mare, sole, bagni, ma va sfruttato il turismo enogastronomico, certo, il turismo culturale, far godere a sta gente le bellezze paesaggistiche di questo paese che sono tante, far godere il centro storico. Certo. Quest'anno abbiamo organizzato con la Regione Calabria un evento che si farà alla fine del mese di settembre, dove si parlerà di sapere di cipolla. È un evento legato a questo prodotto e ai beni culturali e artistici del nostro territorio. Cioè, noi vogliamo promuovere il nostro territorio con questa attrazione che è la cipolla. Benissimo, non ce lo perderemo per niente al mondo. Le dico, saremo all'Expo con questo progetto. Ah, perfetto, quindi insomma capita a fagiolo. Sindaco, la ringraziamo naturalmente e noi terminiamo questa puntata con la musica folclorica, che è un'altra delle eccellenze del nostro territorio. Alla prossima. Grazie, arrivederci. Chilanda.